Mister, fatti salvi i grandi meriti del Piceno che ha fatto una partita straordinaria. Che cosa non ha funzionato nel Teramo oggi? Inizialmente l'approccio della partita è stato secondo me molto buono, perché abbiamo recuperato molti palloni, siamo stati molto aggressivi, molto dinamici. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni secondo me da sfruttare meglio. E le partite cambiano inspiegabilmente quando uno va in vantaggio. Oggi fa incazzare perché, al di là delle grandi qualità del Picerno, sulle quali io non voglio neanche obiettare, però c'è stata una serie di catene che ha cambiato il risultato, che è stato clamoroso. La punizione inesistente, sulla punizione scaraventano via la barriera, calcio d'angolo, uno che deve puntarsi un braccio su una deviazione sul calcio di rigore. Io sono abituato a non parlare mai degli arbitraggi e tantomeno degli avversari. In casa degli altri non guardo mai, anche se vedo che qualcun altro lo fa, io non lo farò mai. Però devo valutare, devo difendere anche il difendibile, perché oggi è stato un arbitraggio, secondo il mio punto di vista, veramente orribile. Intimidatorio, ammoniti senza nessun tipo di problema. E fermo restando le nostre difficoltà, che sono state ingigantite chiaramente quando c'è stato il doppio vantaggio, perché si è aperto il campo, abbiamo cercato di riprenderla. Secondo me avevamo anche trovato il sistema per riprenderla andando a fare il 2-1, e dopo chiaramente all'83esimo il gol del 3-1 ha definitivamente chiuso la partita. Teramo oggi ha giocato sotto ritmo, questo è il vero nocciolo della situazione, sotto ritmo, perché secondo il mio punto di vista qualcuno si è specchiato un pochino troppo, e perché anche il discorso della Coppa Italia ha disturbato parecchio. Sì, mister, forse qualcosa non è andato bene a centrocampo, a cavallo, poi alla fine però tempo inizia la ripresa. Ma la squadra per consistenza. Guardi, io posso capire se l'approccio alla gara è stato sbagliato, capisco se la partita è stata preparata male, capisco se alla fine noi abbiamo ceduto dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Ma tra il primo e il secondo tempo non c'è giustificazione di quello che dice lei. Secondo me invece abbiamo subito il gol alla fine del primo tempo e abbiamo subito il raddoppio all'inizio del secondo. E secondo me sono figli di una ripartenza e di un clamorosa abbaglio arbitrale per quanto riguarda il primo gol. Ripeto, senza nulla togliere al Picerno, che ha fatto la sua buonissima partita, ha meritato. E noi d'altronde abbiamo giocato sicuramente una partita stranamente sotto ritmo, con a guardare forse un pochino quanto eravamo belli. Siccome sono io allenatore, è giusto che io mi prenda sempre tutte le responsabilità, perché se abbiamo fatto questo spettacolo, la colpa è di chi lo ha permesso. Forse proprio per trovare il peore in luogo, nel primo tempo i giocatori forse non hanno messo in pratica quello che era stato preparato, perché un po' di spazio al Piceno per le ripartenze è stato lasciato. Guarda, abbiamo avuto tre occasioni con Cianci, un paio di occasioni e un'altra palla importante. Che facciamo? Cioè, le partite si sbloccano quando ci sono degli errori da entrambe le parti. Credo che noi siamo stati una squadra oggi, cioè non posso parlare di X, Y, Z, noi dobbiamo valutare la prestazione sempre della squadra. La squadra oggi è stata sotto ritmo e ha avuto la possibilità anche di uscirne indenni, ingiustamente, ha avuto la possibilità di uscirne indenni ingiustamente, l'ha avuta, ma non è corretto, quando uno fa meglio giusto che vinca, fermo restando che l'equilibrio è stato rotto da una tripla svista arbitrale. Questa è la verità assoluta, perché sennò io sarei bugiardo, questa è la verità assoluta. Fermo restando che, ripeto, il Picerno ha fatto una buonissima partita, ha vinto meritatamente, non c'è nulla da dire, noi sotto ritmo, punto. Però l'equilibrio è stato rotto non una giocata del Picerno, ma da una svista tripla svista arbitrale. Quindi fallo, lei si riferisce alla... fallo inesistente. Fallo sulla punizione c'è un uomo in barriera che non può andare a ostacolare la barriera, e c'è andato. E poi il calcio di rigore, che la regola parla chiaro, su una deviazione ravvicinata, e uno su una deviazione, quindi una deviazione ravvicinata del giocatore, uno se la tocca col braccio, che voglio dire, non può amputarlo, e chiaramente non è il calcio di rigore. Ripeto, sono stanco perché è il quarto rigore inesistente che subiamo, sono stanchissimo.